Buona festa a tutti di San Pio, oggi celebriamo la sua nascita al cielo, è una festa non solo per questo santuario, per questa chiesa, ma per i tanti devoti che sono sparsi nel mondo. Buona festa a quelli anche che oggi festeggiano il loro onomastico perché portano il nome di Padre Pio da Pietrelcina. E dirvi buona festa vuol dire imparare a pregare come Padre Pio. Questo come non vuol dire allo stesso maniera, ma sforzandoci di, appunto, di fare dei piccoli passi ogni giorno, chiedendo al Signore appunto il suo aiuto, il suo spirito, perché noi possiamo sempre più soddisfare il suo desiderio, il desiderio che Dio ha di pregare con noi, il desiderio che Dio ha di sentirci pregare e il desiderio che Dio ha di dialogare con ciascuno di noi. Che grande dono è la preghiera e che grande dono noi possiamo appunto scoprire grazie alla vita di Pio da Pietrelcina, ma alla vita di tanti santi. Padre Pio rispondeva a chi gli chiedeva appunto da dove venivano tutti i beni soprannaturali, i doni, i carismi che lui aveva ricevuto? Bene, lui diceva con umiltà e diceva che tutti i beni soprannaturali nella sua vita gli provenivano semplicemente da Dio, semplicemente dagli stessi beni che lui riceveva dal Signore. E Padre Pio scrive: di qui riconosco essermi pervenuta quella saldissima determinazione di soffrir tutto con rassegnazione ed alacrità, senza mai stancarmi di soffrire, sebbene, ahimè, con quante imperfezioni. Vedete, quando è reale questa considerazione di Padre Pio? Lui dice: grazie a tutti i beni soprannaturali di cui il Signore mi dona, io capisco anche la mia capacità di soffrire, il mio voler soffrire con alacrità e con rassegnazione senza stancarmi mai, perché quell'amore che lui percepiva, accoglieva da Dio, quel suo inabissarsi in Dio, lo portava a desiderare di soffrire come il Signore, di soffrire con il Signore, di aiutare il Signore a salvare le anime. Padre Pio diceva in un altro scritto: soffro quando non soffro. E continua Padre Pio: una risoluzione fermissima di non offendere il Dio, neanche venialmente, e soffrirei mille volte la morte del fuoco prima di commettere avvertitamente peccato alcuno. Cioè, talmente era questo amore che lo consumava nell'anima verso Dio che lui si impegnava con tutte le sue forze a non peccare, a non fare nemmeno i peccati veniali, quello che noi diciamo oggi: ah, va bene, ma un peccato veniale, non ti preoccupare. Vedete, il peccato di per sé, veniale o mortale, certamente ci sono delle gravità e delle differenze enormi, non deve essere, come dire, banalizzato, sminuito. Il peccato è sempre peccato, è anche un'offesa veniale, così come offende le persone che amiamo o le persone che ci amano. Anche un'offesa veniale fa un peccato veniale, offende Dio. E quindi noi dobbiamo impegnarci a vivere con l'aiuto dello Spirito, con l'aiuto dei nostri santi protettori, a vivere una vita in cui, nonostante le nostre fragilità, dobbiamo chiedere al Signore di non peccare. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!